Vai. Io posso andare? Sì, vai. Ci siamo. Adesso controlliamo che ci sia tutto l'audio. Hai controllato, Paola? Sì, dai. No. Adesso controllo io quando. Allora, bonsoir, tout le monde. Partiamo con le comunicazioni degli eventi. Allora, questa sera, perché è giorno di gruppo di lettura, abbiamo letto assieme, stasera ne discutiamo, di un libro Sellerio, Antonio Manzini, Gli ultimi giorni di quiete, che è un libro che è uscito 3-4 anni fa, secondo me. È un Antonio Manzini, non Rocco Schiavone, e quello che dirò io questa sera, secondo me, è uno dei libri più belli che ha scritto Manzini, proprio senza dubbio. Questo a mio parere, chiaramente. Quindi questa sera c'è il gruppo di lettura che è in presenza, ma come vi ripetiamo sempre, chi ha voglia di partecipare a questo, al prossimo, insomma, che ha letto il libro, se avete letto il libro, avete voglia di venire a fare delle chiacchiere con noi, ci troviamo una volta al mese, in questo caso a febbraio, stasera alle 20:30, qua in libreria. E poi dopo nelle newsletter saprete anche i libri che leggeremo il prossimo mese. Mentre abbiamo avuto la settimana scorsa Andrei Longo con, non mi ricordo più il titolo del libro, che non mi manca aiuto, che è Alzheimer che ho. Sì, Un libro adesso. bellissimo, stupendo, Sì. meraviglioso, è stato un bellissimo incontro. Eravamo in tanti, siamo sempre contenti di ascoltare Andrei Longo. Se avete voglia di leggere i suoi libri, ve li consigliamo. Guardatevi, come diceva oggi Paola a un nostro cliente, guardatevi la diretta che trovate sulla nostra pagina YouTube e anche su Facebook, perché Andrei Longo è veramente un grandissimo autore italiano. E lunedì prossimo invece presentiamo Emanuele Aldrovandi, Il nostro grande niente. È un'opera prima. Emanuele Aldrovandi è un autore e regista teatrale di Reggio. Ha scritto questo primo romanzo per Einaudi, ne abbiamo già parlato. A me è piaciuto tantissimo, se ne parlava, se ne continua a parlare molto. Quindi, tra una tournée e un'altra, tra una prova teatrale e un'altra, siamo riusciti a incastrare l'incontro che sarà lunedì sera alle 20:30, 26. il 26 di febbraio, qua in libreria. Quindi i prossimi incontri, il gruppo di lettura stasera e il 26 Emanuele Aldrovandi con questo suo primo romanzo. Prego, carissima, che io guardo se tutto funziona, Guarda, sì, dai. essendo che noi siamo un po' così, non so come dire, Allora, comincio subito con improvvisate. una roba romantica, One Day, un giorno, un libro che è stato ripubblicato di qualche anno fa, ma ripubblicato perché su Netflix è uscita la serie tratta da questo libro. C'era già stato un film con la Hathaway di È qualche anno vero? fa. Ah sì, è vero, adesso che me lo. Queste serie invece, Questa sì, invece è una perché è serie. vero, io l'ho visto anche quel film di Misa. Sì. E la storia è molto semplice, sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che si conoscono il 15 luglio del 1988 durante la festa di diploma e si conoscono, vanno in camera di lei a letto assieme, in realtà non succederà nulla e da questo primo incontro nascerà una grande amicizia. La promessa che si fanno è vedersi comunque, dedicarsi una giornata che sarà sempre il 15 luglio. Quindi racconta degli anni che passano, dei loro vari incontri, delle loro due vite, che a lungo sono separate, si raccontano amori, fallimenti, lavoro, eccetera, fino a che, vabbè. Andiamo avanti con la Si vita. andrà avanti fino a che si intuisce che, vedendo che si baciano in copertina, qualcosa Ma succederà. la serie è già completa? È già finita su Tutto. Netflix, sono un bel 12 puntate, ma brevi, di mezz'ora l'uno, carino. Io me lo Facile, sono guardato in una notte, un po' da delirio, però carino. Questo è un libro, insomma, molto semplice, si legge facilmente. Poi, se volete, guardarvi anche film e serie.
Decisamente vado con un altro, sì. Meno leggero, ma scritto splendidamente, Elisabeth Strout, Lucy davanti al mare. La Strout, non so come si dice, la conosciamo, è l'autrice di Oliver Kitteridge, e poi ha proseguito nei suoi romanzi con questa protagonista che è Lucy Barton. Barton, brava ragazza, che è presente in diversi altri suoi romanzi. Lucy Barton è una scrittrice, in questo caso racconta l'anno della pandemia. Come la scrittrice trascorre questo anno con un suo ex marito, biologo, non so bene che cosa, comunque scienziato, che capisce prima di altri quello che arriverà con il Covid, e quindi la convince, lei e le figlie adulte con i rispettivi compagni, ad uscire da New York per salvarsi la vita. Ed è il racconto di questo periodo che lei passa con questo ex marito. E il tema del Covid è un tema che è un po' spinoso, nel senso che è sempre un difficile affrontare romanzi con il Covid di mezzo, un po' perché è molto vicino, un po' perché non ne possiamo più di sentirne parlare, ci va. E poi è rispuntato anche con Cunningham, adesso c'è un po' come e devo dire, forse un ricurgito di perché, ma perché è passato il tempo, in effetti ha fatto l'altro pezzo, sì. Il romanzo è molto bello, io ne ho letto gran parte, devo dire, e è molto bello, e racconta di questo momento pazzesco che abbiamo passato, quindi ovviamente molte cose risuonano, però poi anche c'è la vita di queste due persone che comunque continua con le modalità che conosciamo, e quindi il racconto di quello che loro passano a prescindere dal Covid e il ritrovarsi di queste due persone. Quindi ultima fatica della Strout, Lucy davanti al mare, perché si rifugiano nel Main, quindi lei guarda ore e ore e ore l'oceano. È un privilegio. No, no, parla anche molto di questo, di come è un privilegio. Sì, sì, è privilegiati in alcuni casi. È nel mondo locale. Esatto. Dire al pilastro. Allora, stava meno bene. Allora, diciamo che io è uscito all'inizio di questa settimana, no scusate, mi sto confondendo, comunque qualche giorno fa, faccio prima, La famiglia, che è il secondo libro di Sara Mesa. Anche questo è pubblicato come il primo, Un amore, dalla Nuova Frontiera. Allora, questo è limite. La prima cosa che vi diciamo è che una particolare attenzione l'abbiamo avuto su questo romanzo, perché domenica prossima saremo alla fiera a Testo a Firenze, che è una fiera di editoria che già al terzo anno, e come avevamo già anticipato avremo l'opportunità di partecipare noi libreria con il nostro gruppo di lettura all'incontro di Sara Mesa. Noi abbiamo deciso di leggere un suo libro per poi partecipare a questo incontro, quindi non siamo riusciti a leggere questo perché i tempi non c'erano. Abbiamo letto Un amore, che continuiamo è stato pubblicato qualche anno fa, ha venduto molto bene, continua a vendere molto bene perché è veramente un ottimo libro, e adesso è uscita La famiglia, con una copertina che a noi piace moltissimo perché è potente, perché è bella, ben fatta, e racconta Sara Mesa, che lei è una scrittrice spagnola abbastanza giovane, racconta di questa famiglia, una famiglia composta da padre, come lo chiama lei nel libro, e madre con la P e la M maiuscola, due figlie femmine, di cui una adottata, e due figli maschi. Racconta da ogni capitolo è raccontato da uno dei protagonisti della famiglia in un tempo che varia, quindi può essere da quando erano bambini oppure
già adolescenti oppure già grandi, al di fuori, usciti già dalla famiglia, racconta le dinamiche di questa famiglia, le dinamiche, gli intrecci, questo padre incombente, molto, molto, come dire, vincolante nelle relazioni. E sono tanti capitoli che io inizialmente, subito quando ho cominciato a leggere, ho letto i primi due e ho detto: ma questa è una raccolta di racconti, perché sono veramente in autogestione, ogni capitolo veramente è conclusivo, è in autogestione, quindi sembrano quasi tanti racconti, ma nell'eccezione positiva, perché appunto insieme raccontano questa famiglia dai tanti punti di vista. E la cosa, lei è bravissima a raccontare dei rapporti familiari, delle relazioni familiari in questo caso, ed è come nel romanzo precedente, ha un alto tasso di tensione, perché la tensione aumenta, come in un amore, ti tiene veramente lì con la trama e nell'avvicinamento dei fatti. Anche con la famiglia c'è molta tensione narrativa proprio. Quindi ha veramente fatto un altro super libro, quindi noi ve lo consigliamo, è appena uscito e è davvero un'ottima scrittrice. Prego. Allora, Marco Lodoli, Tanto poco Einaudi, un librino veramente breve, poco più di 90 pagine, ma che io ho trovato proprio, proprio Delizioso. be no, bello, di più che delizioso. Non è un librino, perché racconta una storia molto particolare. È un amore appassionato, a senso unico. Perché la protagonista, la voce narrante, è l'innamorata, è una bidella di una scuola di un liceo superiore di Roma, che si innamora perdutamente di un professore col quale lei non ha niente a che fare, ma proprio in maniera, come dire, lo ha deciso lei che non può avere nulla a che fare. Lei è una persona semplice, di estrazione molto semplice. Fa la bidella perché non ha studiato, perché non ha potuto fare altro, perché viene comunque dal proletariato. Il professore Un invece lo professore. riconosce come di un'altra categoria sociale rispetto alla sua, uno che ha avuto la possibilità di studiare, è anche un artista perché è uno scrittore. Si conoscono giovanissimi, lei ha il suo primo impiego a 23-24 anni, lui ha il suo primo impiego ne ha 25 e questo amore dura 20 anni. Lei, Quest'amore, nel senso che di si ha. lei, no, Ah no, l'innamoramento è lei il suo, lo ama, lei lo ok. ama perdutamente, Non ho capito sì. questo. E poi, insomma, ovviamente succedono cose nella vita di lei che lei racconta, anche molto brutali alcune, però c'è tutto il racconto di questa dedizione purissima che ha nei confronti di quest'uomo, che è sempre lontano, che lei vede in televisione quando diventa famoso, che comunque segue e accudisce da lontano anche quando è a scuola. Insomma, è un libro sorprendente, perché dici, vabbè, è un romanzetto, che insomma, Sì, è un un racconto racconto, lungo, sì. no? E invece dice tante cose importanti e che fanno decisamente riflettere sull'accudimento, soprattutto sulla dedizione, poi sulle classi sociali, no? Su che cosa combinano e poi cosa c'è di vero in questo, quanto è tutto, insomma, un problema personale Io penso che lui, perché scrive sempre di Lui ha scritto scuola, 150.000 racconti, sì, ma no, ma romanzi. sì, ma credo che comunque sia Un un insegnante, anche insegnante. lui, o comunque ha già scritto tanto di scuola, mi No? sono andata a vedere perché non mi sono preparata, però penso che sia un po' così. È una copertina molto bella, Bello, ma è anche, proprio anzi, ambiziosa, sì. un libro da leggere, no? Lo leggi in un'ora perché sono 90 pagine, ma vabbè, comunque lo leggi velocemente. È bello, consiglio vivamente. Continuo con una sorpresissima
Chiara Valerio, chi vince e chi tace, pubblicato da Sellerio. Chiara Valerio la conosciamo, è un'autrice molto importante, è la prima volta che pubblica con Sellerio e anche questo libro ha un po' il taglio noir che comunque contraddistingue Sellerio. E, è una storia molto particolare, è il racconto, è ambientato a devo leggere questo paese. La provincia romana. Sauri, ma Dio come si chiama questo posto? Non me lo ricordo. Scauri. Credo che sia il paese dove è nata Chiara Valerio. Ci sono, alla fine ci sono una serie di spiegazioni sui nomi, i nomi delle bimbe, della protagonista, di quella che racconta. Sono i nomi delle sorelle, i luoghi, sono i luoghi della sua infanzia, alcuni ha colto molte cose della sua vita, del suo paese. E racconta appunto, la voce narrante è un'avvocata che abita a Scauri, che ha deciso di, nonostante la laurea, nonostante il marito sia un professore, nonostante la possibilità di abitare in un altro posto, ha deciso di vivere lì, di crescere lì le sue figlie e fa parte quindi di un paese con le dinamiche del paese. Muore una donna, Vittoria, che abita lì, una forestiera che abita lì da 20 anni, anche lei di Roma, una donna con molti segreti, ma non certo segreti chissà di che tipo, una donna che riservata, ecco, chiamiamola così, che vive, che ha vissuto con un'altra donna fino alla giorno della sua morte, che tutti capiscono e sanno che non è la figlia, nonostante la differenza di età, ma insomma sono due amanti, sono state due amanti e per 20 anni hanno vissuto in questa cittadina. Muore annegata nella sua vasca e la voce narrante, la protagonista, decide che non è possibile, che dietro a questa morte c'è qualcosa di sospetto e quindi inizia un'indagine personale per cercare di capire chi, come mai, ma perché, non è possibile, insomma, e nell'indagine per capire come veramente è morta questa donna, scopre una serie di cose sorprendenti della vita di questa donna, della vita del paese in cui abita e anche di se stessa. Devo dire, una Chiara Valerio particolarmente illuminata, secondo me. Io alle altre poche cose che ho letto di lei ho sempre fatto molta fatica a leggerle perché ha una prosa piuttosto involuta, direi. Invece in questo caso ha una prosa molto piacevole, molto sarcastica, ma comunque personale, nel senso che non è un romanzo scritto in maniera tradizionale, quindi è interessante anche leggerlo per questo motivo, ma soprattutto per il racconto, perché il racconto è molto bello, parla di accudimento, di cura, di quanto la cura possa diventare prevaricazione, insomma, e di come tutto poi sta sempre sul in bilico fra essere una cosa buona e l'essere una cosa cattiva. Direi che come esordio Sellerio molto molto è uscito oggi, se ne arrivano le copie domani ve le segniamo. Questo qui è la nostra, di nostra proprietà, però c'è un po' di dinamiche con i corrieri combinati o col magazzino, non so bene, però il libro è appena uscito, quindi lo trovate oggi in libreria nelle altre librerie, nella nostra forse domattina, ma adesso siamo chiuse. Segnalo 2 o 3 cose. Vai. Perché allora, continua il binomio super vincente di Iperborea insieme al Post, il giornale online. È uscito la settimana scorsa, cose spiegate bene, l'importante è partecipare, e si parla di Olimpiadi, visto che siamo ridosso delle Olimpiadi, si parla di Olimpiadi da tutti i punti di vista, nei vari momenti della storia, dall'inizio, si parla dell'Olimpiade dal punto di vista sociologico, dal punto di vista economico e dal punto di vista anche degli sportivi. C'è un articolo, credo, anche di Bebevio e di altri sportivi, quindi
è sempre molto interessante per soldi e per sport leggere, come dire, approfondire un argomento come approfondirlo con loro, perché loro riescono a darti molti, molti punti di vista, molte sfaccettature. E questo è il sesto, settimo, ottavo, non so quanti ne sono usciti un bel poco, costa 19 euro, è sempre bellissimo, Paolo Condò, e quindi si parla di sport, ma di sport così a livello olimpico, questo ce l'abbiamo, sembra, non è una cosa scritta, Accidenti. ce l'abbiamo, mentre dico questi due qua che escono. Dunque, sono arrivati in anteprima, arrivano tutti e due, escono domani, esce per Blu Atlantide, Milly Noé vestita di Zafferano, che è un libro di un autore italiano. Nicola Brami è al secondo romanzo, il primo che scrive per Atlantide, è stato molto all'estero, non mi ricordo, in Nord Europa, non mi ricordo dove, è rientrato in Italia, lavora come traduttore e come scrittore. Si parla, questo è proprio, sono tutti gli ingredienti dei libri Atlantide che piacciono loro, ma che Decisamente. piacciono anche a noi. Il protagonista è Enea. Enea è un giovane uomo, un professore di matematica, che con una vita abbastanza tranquilla, una fidanzata, un fratello scrittore abbastanza famoso, si divide tra gli amici le partite di tennis. Ci sono due o tre cose che succedono nella sua vita che improvvisamente gli fanno cambiare il registro. La prima, che è la più eclatante, che è quello che un giorno lui telefona a casa lui convive con Lorda, mi sembra, la sua fidanzata, la sua compagna, e risponde un'altra persona, un altro uomo che ha la sua stessa voce e dice di essere lui. E quindi da qui parte tutta una serie di riflessioni, Il mondo di paralleli. mondi paralleli, di chi si è veramente, perché questo è un po', come dire, la linea guida. Insieme a questa cosa, la scoperta che il fratello ha una malattia importante e l'arrivo della protagonista, che è questa Milly Noé, che è questa sorta di ragazza, donna, che in qualche modo ha poteri particolari e che triangola un po' tutte queste situazioni. Esce domani, le copie le abbiamo già, ci sono arrivate da poco, quindi anche noi le abbiamo date una scorsa. Sembra molto molto interessante. Sì, se piace il Sì, è genere, proprio, è proprio Atlantide, sì. l'Atlantide che conosciamo. È interessante il fatto che sia un autore italiano, ecco, quindi insomma, vedere come si. Perché di autori italiani non ne hanno tantissimi Però quello loro. famoso, io adesso stavo cercando di Sì, quello farmi di San Benedetto del un'idea. Tronto. Sì, si chiama, non mi ricordo più. Sì, anche lui è molto bravo. Lui è Atlantide proprio, dopo me lo dici. Sì, quell'altro, adesso lo guardo, Non è cerco. Trevisan, ma non mi viene in mente. La seconda, intanto che la Paola pensa come si chiama l'altro autore, Guarda. mentre i cugini. Sempre i nostri amici, sempre anche questo esce domani. Eleanor Perry è l'autrice, Pagine Azzurre è il libro. Allora, questo libro è arrivato in Italia ora, ma è stato scritto nel 79, nel 1979. È il primo libro che traducono in Italia, l'ha portato a casa sua, e siamo in un'ambientazione californiana, hollywoodiana degli anni 50, nel mondo del cinema. È un romanzo fortemente autobiografico. La protagonista, che è Lucia Wade, è, come dire, l'alter ego della scrittrice. E parte raccontando di questa vita meravigliosa di lei, che è una sceneggiatrice, insieme al suo marito, che è un regista più giovane di lei, bravissimo, e sono un po' la coppia d'oro hollywoodiana che hanno una vita meravigliosa, ma soprattutto
meravigliosa anche dal punto di vista artistico, quindi una perfetta coppia, fino a che cosa succede? Che la coppia si separa e a questo punto si sposta il baricentro l'attenzione verso lei, che è verso la protagonista, e su tutte le sue peripezie di come lei in qualche modo debba ricominciare, rifare vedere quanto vale anche senza un compagno al fianco. Se tutto questo nell'America degli anni 50, mi è venuto in mente un po' Lezione di chimica, che è stato un altro libro sempre ambientato in California negli anni 50, che ha venduto tantissimo, di questa donna appunto che da sola deve farsi un po' di strada. E questa è la storia di questa sceneggiatrice americana, californiana, con e senza il compagno alle spalle. Quindi questi sono i due libri che usciranno domani. Questo è quello che Paola si sì, non c'è niente, Matteo Trevisani, Libro del Sangue, esatto. È scritto Libro dei Fulmini, Libro del Sole, sono anche lui in italiano, anche molto particolari anche i suoi libri che ho. Secondo me si accoppia sì, bene. Sì, il genere Atlanti del cui parlavamo. Hai finito le Angelo? No, questi due, ma che segnalo proprio brevissimamente, certo. L'uscita di Fernanda Trias, Una vita prima di questa, Sur. Il libro non l'ho letto perché è appena arrivato, cioè è arrivato da poco. Ve lo segnalo perché lei è l'autrice di Melma Rosa. Di Melma Rosa avevamo già parlato tempo fa, un libro che a me ha molto colpito, che parlava, è un libro distopico di una Melma Rosa appunto che invade il mare e il cibo, tutto in questo luogo della Spagna, anche questa qui forse no, America. America Latina, non Spagna, e in questo porto, in questo paese, insomma tutto, c'è una grande nebbia, insomma una roba terrificante, molto fine del mondo. Una vita prima di questo, invece, è il primo libro che lei ha scritto a 23 anni, pubblicato adesso da Sur, e mi ha colpito, perché leggendo solo la sinossi, come in Melma Rosa le persone erano obbligate a stare in casa proprio perché invase da questa nebbia malata, qui la donna, la protagonista, resta in casa in maniera volontaria perché pensa che fuori ci sia qualcosa di minaccioso per lei e per la sua famiglia. Quindi è proprio un rovesciamento, mentre le persone di Melma Rosa volevano uscire perché c'era una vita fuori, ma erano impedite da questa catastrofe climatica. Questa volta la catastrofe interiore, psicologica. Quindi mi ha molto colpito perché parla della stessa cosa, ma da due punti differenti. Da qualcosa di esterno a noi che ci impedisce di fare la vita che vogliamo e qualcosa di interno a noi che ci impedisce di fare la vita che vogliamo. Quindi molto interessante, non l'ho letto ma lo segnalo perché vado un po' su fiducia. Invece come non finire con un gialletto, Posto sbagliato, momento sbagliato, Gillian McAllister, Dark Side, Fazzi Editori, non è uscito da poco, è uscito da un po' di mesi, ma io l'ho recuperato solo recentemente, è un giallo un po' al giorno della marmotta, perché comincia con questa madre un po' in ansia perché il figlio non torna a casa ed è già tardi rispetto all'ora che avevano concordato. Lei al balcone vede una figura avvicinarsi, la riconosce come nella silhouette la figura del figlio e assiste sbigottita al figlio che accoltella uno sconosciuto. E buio, come si dice, si va al nero, ricomincia la giornata ed è la stessa giornata di prima. Lei è l'unica consapevole del fatto che la giornata è la stessa, che si sta ripetendo e che alla fine di questa giornata lei vedrà il figlio uccidere un uomo. E come nel migliore delle indagini poliziesche, lei in queste giornate che si ripetono raccoglie
una serie di indizi per capire intanto chi è il figlio, che non è il ragazzo che lei pensava fosse, bravo ragazzo, creativo, simpatico, divertente, e soprattutto chi è la persona che ha ucciso e perché suo figlio l'ha uccisa. Quindi molto interessante, un giallo psicologico ma anche di indagine. Consigliatissimo. Detto questo, no, vi faccio io l'ultima cosa questo, perché no, è che sono arrivate finalmente le copie sempre per via dei problemi. No, è uscito un nuovo libro, questo è un albo illustrato per bambini, ma la particolare attenzione è perché è illustrato da Ole Koenig, che è questo premio Andersen, questo illustratore e scrittore, non mi ricordo di quale nazione, no, olandese, grazie Paola, che ha già pubblicato molte cose con Bezer, che noi vendiamo tantissimo. Questo si chiama Tutta Musica ed è, come dire, aiutami a raccontare come si chiama, un'enciclopedia, sì, una piccola, esatto, una selezione, un'enciclopedia ragionata di tutti, di una cinquantina di strumenti, anche con, molto particolare, esatto, l'ha scritta insieme al figlio, che è Hans Koenig, che è un musicista. Allora, le illustrazioni sono meravigliose, ogni personaggio suona uno strumento, viene descritto uno strumento, ma anche c'è il QR code in cui col telefono uno può ascoltare la musica, la sinfonia di quello strumento. È molto molto carino. Insomma, io questo Glockenspiel non so neanche che esistesse al mondo. Questa cosa qui per me poi non si lopono, non si sarà nessuno, che sarà un'altra cosa, il clarinetto, quindi poi c'è il binomio degli animali con gli strumenti, che è delizioso, e il cazzo che fate, e quindi questo anche per dirvi perché che Ole Koenig sarà in Italia e sarà a Casalecchio Tirreno, a Casa della Conoscenza, all'inizio di marzo, ma questo ve lo racconteremo la prossima puntata, sì, la prossima puntata, ma il libro è questo, andava assolutamente segnalato, quindi a Tutta Musica, sempre Bezler, con questi disegni bellissimi. Detto questo, ci vediamo prossimamente. Ciao, ciao. Noi adesso facciamo la nostra bel gruppo di lettura, ma prima mangiamo, Paola, sì. Paola, 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 ci vediamo presto. Ciao. Ciao.